Oggi sortelli alla crema di carciofi. Quali gli ingredienti, Fabio? Per questo piatto usiamo i carciofi, gli stortelli, dell'olio extravergine d'oliva, aglio, prezzemolo, succo di limone, sale e pepe. Passiamo al procedimento. Abbiamo tritato dell'aglio con del prezzemolo. Lo mettiamo in una casseruola. In cucina utilizziamo spesso le foglie di prezzemolo, mentre a livello terapeutico si possono utilizzare anche i semi e la radice. Il prezzemolo è comunque un alimento che spesso viene utilizzato in cucina proprio perché arricchisce anche di sapore i nostri piatti ed è un alimento comunque, o ingrediente, meglio chiamarlo così, che ha un effetto anche diuretico e digestivo. Noi nel frattempo abbiamo messo 20 g di olio e aggiungiamo un goccio di acqua. Hai aggiunto un po' di acqua per controllare la quantità di olio nella preparazione. Certo. Lasciamo cuocere per qualche minuto. Nel frattempo possiamo pulire i nostri carciofi. I carciofi sono delle verdure ricche in potassio, in calcio, in magnesio, in fosforo. E sono una delle verdure anche più ricche in fibra. Hanno delle proprietà benefiche per il nostro organismo, infatti ci aiutano proprio per la regolazione delle funzionalità renali e anche per la secrezione biliare. Teniamo presente che hanno un alto contenuto in cinaina, che è una sostanza che gli dà quel caratteristico sapore amarognolo. Abbiamo tolto le foglie esterne più dure, tagliato la punta e ora spelliamo la prima parte del gambo. Li tagliamo in quarti. E li mettiamo in un recipiente dove abbiamo messo dell'acqua con del succo di limone. Per quanto tempo devono stare in acqua acidola? Li lasciamo per circa una mezz'oretta, per togliere l'eventuale amarognolo che i carciofi possono avere. Ora li prendiamo e li versiamo in casseruola. Aggiustiamo di sale e pepe. E li facciamo cuocere per circa 10 minuti. Dopodiché verseremo dell'acqua. Fino a ricoprirli quasi completamente. Per quanto tempo devono cuocere? Li lasciamo cuocere finché il liquido non si sia ristretto quasi completamente. Il nostro sugo è quasi pronto. Saliamo l'acqua della pasta. Ecco, ricordiamoci che è preferibile non salare molto e ogni 5 litri di acqua la quantità di sale deve corrispondere a circa un cucchiaio da minestra. In tutte le preparazioni comunque noi dobbiamo cercare di limitare la quantità di sale, per cui abbiamo visto la quantità che è preferibile mettere nell'acqua di cottura, ma anche per la preparazione dei sughi, piuttosto che delle verdure, piuttosto che altre preparazioni che lo richiedono, limitiamoci a un pizzico di sale a pranzo e un pizzico di sale a cena. Il nostro sugo è pronto. Lo dividiamo in due parti. La metà verrà frullata. Una volta che abbiamo ridotto in crema i carciofi, li rimettiamo nella casseruola assieme agli spicchi interi. La pasta è cotta, la scoliamo. Condiamo la nostra pasta. Ottimo questo primo piatto ricco di verdure, Fabio. Per una dieta equilibrata, il consiglio è quello di 2-3 porzioni di verdura al giorno.